quando lo sport va a sostegno con il sociale. La nuova Bavisele è anche occasione per raccogliere fondi a favore del mondo della ricerca. Nel villaggio sulle rive cittadine, la nuova Bavisele sostiene i progetti della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L'organizzazione è anche al fianco di nuove iniziative come Medici di Corsa. Tra le numerose iniziative che quest'anno offre la Bavisela per quanto riguarda la Charity, esiste questa nuova che si chiama Medici di Corsa, che coinvolge i medici che normalmente corrono per la maratona, la maratonina o la family, però raccogliendoli in un unico gruppo, e in questo modo il 50% delle loro iscrizioni verrà devoluto a un progetto. Quest'anno il progetto riguarda il reparto di terapia intensiva neonatale del Burlo. E poi se riusciremo, come penso, a portarlo avanti nei prossimi anni, avremo di volta in volta la possibilità di individuare un nuovo progetto da seguire. L'idea sarebbe di individuare un progetto da iniziare e portare a termine, in modo che si riesca proprio a vedere la nascita e anche la fine e l'obiettivo raggiunto. I medici, poi ci sarà anche un fatto di comodità, perché in caso di necessità saranno molto distinguibili durante le corse. I medici saranno molto distinguibili durante la corsa perché indosseranno questa maglietta che vedete, e questo permette di creare anche uno spirito di gruppo a cui tengo molto, insomma. Anche perché c'è questa novità rispetto alle solite iniziative di Charity. Molto spesso vengono coinvolte le persone a raccogliere fondi per la ricerca, quindi per la ricerca dei medici o per la clinica o per iniziative sociali. Invece in questo caso vengono chiamati direttamente in causa i medici. La Bavisela sarà anche il veicolo per dare valore economico alla partnership nata tra Illy Caffè e Teleton. I partecipanti alla maratona riceveranno nel pacco gara un barattolo di caffè Illy, e per ogni barattolo consegnato a un corridore gli organizzatori doneranno a Teleton 2 euro.